Flex. E io sono Flex. Oggi siamo qui, ragazzi, su Minecraft con un'altra mappa da mezzo cuore. Yes, oggi non ti spoilerò niente, ma dovremmo riuscire a risolvere una serie di enigmi che appunto questa mappa ci riserverà. Lei è pronto, dottor Flex, a cominciare questo video con una bella like challenge? E esattamente, ragazzi, in questo video potreste lasciare il mi piace, utilizzando il commento. Una volta fatto ciò, commentateci qua sotto con scritto. E così facendo, ragazzi, il giro di questa like challenge, devi partire immediatamente. Ok, ragazzi, giù nel buco, subito nel buco. Andiamo nel buco. Ragazzi, allora abbiamo subito il manuale. L'ho già preso io. In questo caso mi dice, allora ripara il jukebox. Abbiamo una serie di colori e dobbiamo andare a selezionare. Sono quattro, qua ce ne manca uno in questo caso. Dopodiché avremo, aspetta che devo tornare a prendere questo. Da prendere, da catturare un coniglio, da fermare gli slime, l'infestazione degli slime, da salire sull'albero. Ho trovato un coniglio. Come un coniglio? Sì, sono io a cercare, volevo vedere come alla fine della mappa c'è un coniglio. Ma adesso andiamo a fare la rosa, dico, andiamo a prendere. Ma dobbiamo prenderlo. Prima facciamo partire il jukebox, però. Prima jukebox. Ezio Auditore, dove sei? A 90, sì, più o meno, ecco. Dietro. Fermo! Che provata assurda! Come mi sono fermato! Sei un cretino! Sei solo coglione, ripeto da capo, dai. Torno io, arrivo giù. Ok, io sto scendendo piano piano come un vecchio di 500 anni. C'è un pulsantino simpatico. Non lo prema, dottor Flynn, non lo prema. Ma è sicuro? Per l'amor del cieco, sì. Non lo prema. Faccio delle robe Ma ci sto faster way, io sono molto attirato. Allora premilo, no? Premiamo questo qua, via. Premilo! No, no! Ah no, cazzo! Minchia, ma io sarò stupido. Ah, sei tornato su? Sì. Orsù, dottor Flame, trovi degli indizi, faccia qualcosa, mi dia una mano perché non posso saltare come un idiota per tutta la mappa. Ok. C'è qualche scimmia che può darmi un'indicazione, qualcosa, perché io non so letteralmente dove cavolo devo sbattere il becco. Facciamo una cosa, torniamo dentro il buco. Intorno non c'è niente. Ah, dentro a quel buco dove sei uscito ma prima. Ma dove c'è la finestra? Non torna dentro qualcosa. Al buco. Non lo so, guardiamoci. Signor Flynn, forse ho trovato qualcosa. Dove io vedo che c'è la passerella su. Dove? Cioè, vieni su, vieni dove c'è. Dove erano prima? Dove c'erano le scale? Venga su, dottor Flynn, venga, mi segua. Arrivo, aspetta. Mi segua. Aspetta. Ho detto che mi deve seguire. Troia, aspetta un attimo. Cioè, allora, hai un livello di Sherlock colmagine che lasciamo stare. Dai, ti aspetto sopra io. Dove sei tu? Sono sopra. Ma dove sopra? Sopra. Ma sei andato? Sono morto. Banane! Dove sei? Io giù. Cazzo. Ma se guardi dietro invece di guardarti il culo. Sei un cretino. Quanto mai potrai essere cagna? Quanto mai abbaglierai da 1 a 20? Dai, io sono nel jukebox. Porco lurido demonio slime. L'avevo detto io che era ad entrare nel jukebox. Ma vedi? Vedi? Ma... vai dentro. Mi stai facendo venire l'ulcera. C'è un pastiglione lungo qua, Allora, comunque. Sei andato di sotto? Ecco, adesso dobbiamo risolvere l'enigma. Aspetta. Ah, devo suonare qualcosa qua sotto? Ti suona nel cervello, aspetta. Vado piano che se volo giù dalle scale ormai è una certa età, insomma. Sì che non è buona. Vada, fenomeno della scienza. Allora, ho capito. Hai capito? C'è una stronzata. Ok, è questo qua. Posto. Senti anche la cartuccina bella. Visto? Te, no, te sei una di quelle. Te, lo sai che se eri nel 1600 ti bruciavano come le streghe? Perché? Perché? Ma ce l'ho fatta, c'è cosa? C'è la fattucchiera di merda. Ma no, ma non è vero. Non hai sentito il jukebox. Dai, lurido, sei un lurido, sei sporco. Ma se l'ho riparato io che ci ho provato 30 sei volte uno niente. Storpio. Storpio. Devo mettere il pulsante sotto il coniglio. Pulsante sotto coniglio? Sì. Ok. Ma perché mi sono sfracellato? Perché non sei capace di scendere le scale? Ma ti giuro adesso che andiamo a prenotare una di quelle scale mobili per i vecchi che vengono giù così non ti sfracelli. Ma ti giuro che ti ero sopra! Cioè, porco demonio, ma rompi le palle a me. Ma a me mi sembra impossibile. Ho fatto un salto che se lo facevo un anziano diceva cos'è sta roba. E dicevo mi sono sfracellato male, sono spaccato le ossa, tutto il tendine, la rotula, la tibia, tutto. Dai, non c'è niente. Vieni giù. Adesso qua arrivo. Signor coniglio, pronto hai pronto il pentolone che lo mettiamo in arrosto questo? Vado, prema il pulsante. Allora, lo prema. Ma dove l'hai trovato questo pulsante? Me l'ha dato quando sono riuscito a risolvere il coso del jukebox. Ah, ok. Accendi. Via. Un coniglio. Signor coniglio, buongiorno. Io cosa devo fare questo coniglio? Adesso dobbiamo catturarlo. Venga, signor Wayne. Signor coniglio, prendi il coniglio. Signor coniglio, salta. Dove scappa? L'ho preso o no? No, devi prenderlo, prendilo. Devo ucciderlo. Ferma, signor coniglio. Ma devo uccidere il coniglio? Ma non lo so. Ma non voglio ucciderlo il coniglio. Lo devi prendere. Prendilo. Ma perché non si prende? Signor coniglio, si fermi.
Per l'amor dei sordi, sì, stia fermo. Già i conigli schifo. No, no, i conigli fanno sono schifo. Signor coniglio, porco demonio, venga qui. Facciamo una cosa. Mano alle armi. Tira in colla quel coniglio. Ma no! Non l'ho fatto apposta, ti giuro. Spara. Non volevo tirarti. Spara. No, no, ma non volevo prenderti. Non volevo prendere. Ecco, la consiglio al coniglio, prendilo, prendilo. Ho fatto prendilo. Un salvataggio che porca trottola non è neanche. Non si prende. Non si prende. Oh. Oh, lei. Come l'hai preso? L'hai dovuto uccidere? Sì, ma è rapidissimo. Guarda che no. Anche tu ce l'hai? Sì, sì, sì. Perfetto. Cosa dobbiamo fare adesso? Allora, c'hai tu il fuoco. Ti do il manuale così riesci a vedere meglio le cose. Ok. Cioè, allora, dobbiamo fermare l'infestazione degli slime. Come? No, non mi piacciono gli slime. Dov'è? Andiamo, dove sono? Magari sono sopra. Aspetta, faccio un giro intorno, guarda se sono qua. Signori slime! Sono anche gli slime questa volta. Non li vedo, non lo so. Non lo so, magari. Aspetta, non è che serve il pulsante. Ah, sì, ce l'ho io il pulsante. Mettilo qua sopra. Vado? Prova. Via. Sì, ma no, ma stai lì lontano che ti ammazzano. Dobbiamo disinfestarli. Ho capito, ma ti uccidono. Ho capito, cosa fai? Lasci vivere? No. Però. Allora, ci si dà una mossa e ci come vuoi, fuori. Però questi fanno male. Falli fuori, veloce. Ok, ok. Cattiveria! Così! Adesso! Non devono resistere! Non devono resistere! Aiuto! C'è la gelatina! Ho capito, sai cos'è questo? È manzottina! È manzottina, è appunto la cimental. Quando la lasci fermentare al caldo, ti vengono fuori queste cose, si muove dopo. Basta! Che palle, basta! Basta quanta roba! Via, basta! Morite lui di stronzi! Ok, veloce, 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 rompi, 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 rompi tutto, rompi. Perché non si rompono? Via gli slime! Io li sto rompendo, via gli slime! E perché non si rompono? Non li rompi tu? Perché non riesco a romperli? Io sì, io li rompo. Ma cosa stai usando? Niente, dai, il personaggio gandizzato. È gandizzato, non fa niente. Ma se io premo il pulsante, risponde degli altri? No, 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 guarda, non provare, non provare. Non provarci, ho detto. Ops, mi sono sbagliato. Ma sei un idiota. Cazzo. Cosa? Minchia, sono dei babbi di minchia. Perché? Dobbiamo saltarci sopra. Dato che il prossimo è sali sull'albero e l'albero è questo qua. Dobbiamo perdere gli slime, dovremmo andare sopra la finestra. Alla finestra! Dove sei? Aspetta, qui prendiamo il pulsante qua in fondo. Cioè, no, il pulsante ti porta su. Poi crepi, quindi ciao. No! Ciao. Come crepo? No. Stronzio, ero rimasto in vita! Non è che possiamo arrivarci da sopra? Da qua? Sì, sì. Da sì. Qua in alto. Devi andare sull'albero o dove c'è l'albero? Sali sull'albero. Oh, cazzarola, no? Non ci finisco su. Vedo che là sotto c'è un pulsantino. Sì, allora possiamo andare là. Va bene, io vado. In corsa. Via. E c'è uditore a 90. Vai. Sono un pirla. Sono un pirla della peggio specie. Ma se usiamo lo speed boost. Mai usato lo speed boost? Io no. Vai. Ok, ci sono, okay. Ma dai che ero sopra. Perché ma non sono saltato io? Perché sei un bambione. No, non sono saltato, giuro. Vivo. Vittoria. Ok, completato. Sei andato sopra? Sì. Arrivo super in corsa. Santa porco demonio. Cioè, signori, sono salito direttamente sopra e poi sono morto. Vai. Dai, ma che demonio schifo! Con la ruggine in testa, c'ha la ruggine. Se glielo tiri via c'ha il ferro proprio con l'ossido, lo schifo. Aspetto qua a rimbalzare. Lo schifo di sua madre, dai. Bene. Ma che palle. Allora, fai le cose fatte bene. In avanti, guarda in avanti. Fai le cose in fatte avanti, bene, ho detto. Mi sembra di avere il personaggio con le gambe di legno. Di legno alle gambe. Cammina con l'uccello, cammina. Dai. Vai, in avanti. Fermati. Rallenta. Ecco. No, è perché io non premevo poi il tasto rapidità quando ero in volo, per quello. Sei un coglione. Si può avere dei momenti di bloccaggine cerebrale? Posso prendere il pulsante adesso? Vai, premi. Voilà. Premi! Premilo anche tu che non si sa mai che. C'è quello che fa per artificiali. Ok. Sì. Perfetto. Bene. Siamo dei. Oddio, quanto è alta. No, ma quanto è alta? Ci divertiamo, vai. Guarda che roba. Dai, ormai siamo sopra, siamo sopra, ci arriviamo. Mi sto rompendo le palle, girare in rotondo, ma mi viene il vomito. Vieni su. Ci siamo? Volevi trollarmi, maledetto. Volevi trollarmi, stronzo. Vieni qua. Ok, ci sono. Apriamo. Vai. Oh, no. No. Ma ti giuro che sei la più brutta puttana di questo mondo. Ho sbagliato, volevo farti andare avanti, ho dimenticato che mi metto tu. Ma sei una puttana. Lei è una persona orribile. Lui è il tipico Giuda della situazione che pugnala alle spalle. Ma no, non l'ho fatto apposta. Tu pugnali alle spalle. Ma non l'ho fatto apposta. Sei una persona orribile. Sei come la pizza con l'ananas, uguale. Dove dobbiamo andare? Okay. Non puoi sapere. No, ma è incredibile. No, vabbè, ma è illegale. Se cadi giù devi rifarti tutto l'albero da capo. Andare avanti. Voilà. Ok. Prosegui.
Dove diavolo dobbiamo andare? Dobbiamo andare, dobbiamo riuscire ad andare giù e appunto e soprattutto Geronimo! Ti butti così a caso. Dentro! Boom! Occhio no. Ok, quindi ok, sì. Ok, siamo vivi. Ok, adesso dobbiamo andare qua, c'è la stanza segreta. Veloce, veloce prima che dov'è qua? Sì, c'è la stanza. Io uso la speed boost che non si sa mai che vada sull'ostia, anche perché abbiamo mezzo cuore. Veloce, veloce. Dai, dai, ecco, lo sapevo che affogavi. Sono morto. Sono male. Morto anch'io. No, me la devo rifare tutto da capo. Cosa? Non morire. No, ok, perfetto. Metti la piuma e veloce. Piuma veloce. Nuota. Ti prego, veloce. Sto per morire. Veloce. Mi sono bloccato. C'è un cartello. Premilo. No, non è un cartello. Come sono vivo? Sono vivo, ce l'ho fatta! Ma sei uno stronzo! Ce l'ho fatta! Mi sono imprigionato con le alghe! Okay, mamma santa, arrivo subito. No, ma guarda, se muoio un'altra volta tiro giù tutti quanti i sarti del calendario. Ma perché mi si apre l'elicoso? Mi si è aperto il... Vaffanculo! Ma sei ancora vivo? Sì, ma mi si è aperto l'antimalware mentre stavo nuotando, capito? Demonio infame. Madonna dai, santa ragazzi. Dai. Cioè veramente io non lo so. Io non, ti ripeto, in una vita passata devo essere stato, non so, quello che bruciava i biscotti. Non lo so, è una persona orribile. A proposito dei biscotti, dovrebbero essercene anche in giro. A few moments later. Buon buffotto. Vorrei un po' di pazienza. Mamma mia. Nex è soffocato in un muro. Ma io l'ho detto, ai muri sono delle persone di merda. Mai davanti ai muri, anche di quelli di casa. Perché sono soffocato nel muro? Mi sono anche quadruplicate le palle, sembrano un grappolo d'uva adesso, C'ho l'uva pallonia. Basta. Ok, siamo arrivati, via veloce. Dai! Ok, andiamo sotto, come le trote del fiume. Veloce. Avanti, come i salmoni. Prego. Veloce, vai. Che ci siamo. Vai, ti vedo. Veloce. Sì. Oh. Cazzo. Porco diavolo, scandalo, schifo, lurido lercio. Ok, premi pulsante. Voilà. Livello 2. Che parto. Beh dai, ero simpatico. No, simpaticissimo, mi è piaciuto da morire, guarda. E lo credo bene. Per il momento terminiamo qua questa mappa. Speriamo che vi sia piaciuta, che vi abbia divertito. Se volete il proseguimento, mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti. Oppure lasciateci un bel pollicione. Fateci sapere se anche voi come me vorreste tirare il Call of Flame in una maniera veramente assurda. Quanto è vero che ti do un cazzotto in culo. Ecco, godo male. Lì. Se non ti ho fatto niente, sei scivolato tu male dal baule, hai incrinato male i calli e sei volato per terra, ti giuro, io non c'entro niente. Va bene, sono di tu. E che dire, qua da me, da Nex morto. No! Mi sono imprigionato all'ingresso, stronzo. Qui da Nex. E va bene tutto. Bella vita. Yo! Me llamo CJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo ve.